sulle osteotomie di ginocchio monoclanari, diciamo dalla loro nascita a Sì, oggi, no, con tutto quello che dovete sapere, e questa è veramente una cosa che tutti noi ascolteremo con grande attenzione. Grazie mille. E buon divertimento e buona gara. Come si fa? Siamo in anticipo, siamo mezz'ora in anticipo. Sì, che l'hai caricata qui la presentazione. No, ma vado io. Intanto voglio ringraziare Massimo perché, come sapete, Massimo è il nostro, diciamo, il cuore pulsante della SIGASCOT. Mi fa piacere essere con lui, mi fa piacere essere qui con voi, però non, mi ha detto tante cose su di me che non sono poi tutta questa verità. Cioè, io sono un semplice chirurgo che ogni tanto deve fare le osteotomie, perché le osteotomie, questo serve? Sì. E quindi queste osteotomie che, come ha detto prima bene Massimo, sono degli interventi che danno molte soddisfazioni se li fate bene e se date l'indicazione corretta. Quindi secondo me deve essere far parte sicuramente del bagaglio di un chirurgo ortopedico, diciamo, di medio livello, dovrebbe essere in grado di fare un'osteotomia. E quindi, diciamo, il goal. Noi sappiamo qual è il razionale, cioè gli assi della gamba devono essere dai 5 ai 7 gradi. Abbiamo un momento adduttorio che di solito va più o meno a essere il 70% sul carico sul compartimento mediale, e soprattutto quando c'è un allineamento varo e i morfotipi vari sono prevalenti nella nostra popolazione, il carico diventa addirittura il 90% sul compartimento mediale. E quindi diciamo che gli stress che vengono a essere presenti sul compartimento mediale diventano talmente forti che daranno poi in seguito una, diciamo, sono la causa spesso di una osteoartrosi sintomatica di quell'articolazione. Perché voi sapete che se avete i carichi eccessivi sul compartimento mediale, poi avrete ulteriori problemi sia a livello del menisco, che poi porta a un'usura del menisco, poi un'usura della cartilagine, e via discorrendo si arriva a un'artrosi vera e propria. E quindi, diciamo, il razionale per l'osteotomia classica valgizzante sarebbe legato appunto a cambiare il carico che viene a essere sempre presente sul compartimento mediale e andarlo a distribuire nella maniera più corretta, per evitare che questa articolazione vada incontro a un'artrosi sicura. Quindi diciamo quali sono i goal di questa osteotomia, cioè bisogna cercare di non caricare il compartimento che è in questo caso, diciamo, usurato o inizia a essere usurato, stabilizzare l'articolazione, perché a volte sapete che se avete un ginocchio vario eccessivo o un ginocchio valgo eccessivo, non c'è solo un'usura, ma c'è anche una instabilità un po' legamentosa legata a un eccessivo stress sul compartimento mediale e sul compartimento laterale. E quindi, diciamo, c'è migliorare la funzione e ridurre il dolore. Poi c'è ovviamente l'azione protettiva sui menischi, che magari un altro tipo di intervento, quale la protesi di ginocchio, in un'età che sia la più consona possibile per un intervento di questo tipo. Perché quello che si vede ultimamente è che ci sono molti chirurghi che vanno a fare delle protesi dove, secondo me, invece io avrei fatto minimo un'osteotomia, se non niente. E quindi, secondo me, c'è un po' la tendenza a essere faciloni, andare subito all'ultimo step, che secondo me la protesi è l'ultimo step che dovrebbe essere fatto non prima dei 65 anni, minimo. Quindi, secondo me, c'è un po' un qualcosa che sta cambiando, secondo me, forse legato un po' alle direzioni, alle spinte o delle ditte o di qualche altra natura che non voglio
sottolineare. E poi, quindi, secondo me, l'indicazione all'ostotomia c'è sempre e deve essere sempre cercando di andare a correggere il difetto dove è presente. Quindi questa è una cosa che ve lo dirò ancora più spesso, perché non dovete pensare che l'ostotomia è solo di un tipo o solo di un altro tipo. In plus o in minus non cambia niente, l'importante è che voi riusciate a correggere l'asse della gamba e fargli e ridare al paziente un asse corretto. Quello è quanto, e dovete fare in maniera che sia possibile ottenerlo con un'ostotomia. Quindi, diciamo, la quantità di correzione, questo è un discorso che anche questo è cambiato un po' negli anni, perché ovviamente per correggere uno può correggere poco, correggere troppo, e quindi diciamo un under correction, cioè se noi facciamo un'ostotomia e non arriviamo almeno a zero, non abbiamo una correzione ideale, e quindi questo porterà ad avere un risultato negativo. Ma anche la, e quindi una recurrence della deformità, quindi dopo qualche anno vedete come la gamba ritorna in varo il più delle volte, e quindi voi dovete cercare di correggerla. Poi dovete, diciamo, a seconda che voi facciate l'ostotomia per ripristinare l'asse meccanico o volete trattare un quadro di artrosi iniziale o magari già un po' conclamata, l'angolo di correzione può essere diverso, perché quando voi dovete trattare un'osteoartrosi, quindi volete spostare veramente, diciamo, l'asse meccanico per evitare che il compartimento mediale o il compartimento durato vada troppo sovraccaricato, si può arrivare all'angolo di Fujikawa famoso del 62% rispetto dell'articolazione. Però secondo me questo è un discorso che io ultimamente faccio sempre molto meno, perché secondo me la correzione deve essere sempre, secondo me, all'asse meccanico ideale. Quindi io sono più tendenzialmente ora a fare, diciamo, delle correzioni che siano al massimo lievemente ipercorrette, ma veramente pochi gradi, 1-2, non di più, e tendo a essere a 0 gradi. Perché secondo me la ipercorrezione può essere causa di dolore anch'essa. E quindi, diciamo, il Fujikawa Point non è ideale in tutti i casi, anzi, più delle volte non lo è più, secondo me, ma bisogna stare magari un po' più vicini al centro del ginocchio. Quindi, quando non c'è il bone loss, vedete, non conviene andare sul Fujikawa Point, perché sennò avrete un'obliquità della rima e il paziente starà male comunque. Quindi, diciamo, solo quando avete un bone to bone, e magari un bone to bone, allora a quel punto secondo me non c'è più neanche l'indicazione all'ostotomia, quando abbiamo un bone to bone. Però se magari alcuni pazienti volete fargli un'ostotomia per vari motivi, per cui magari non sapete fare le mono, non avete la mono a disposizione, allora si può arrivare al punto di Fujikawa, ma altrimenti secondo me sarebbe oramai da evitare. Quindi l'effetto biologico dell'ostotomia è quello di cercare una, diciamo, un ambiente ottimale dell'osso subcondrale e addirittura in alcuni casi avere una sorta di rigenerazione un po' della cartilagine legata all'effetto sull'osso subcondrale. Anzi, vi dirò che ho vinto una ricerca finalizzata del Ministero della Salute che inizierò, spero, entro dicembre, dove appunto ho, diciamo, come obiettivo è quello di determinare la reale efficacia dell'ostotomia nel cambiare l'osso subcondrale dopo un'ostotomia. Quindi dovrò fare un tot di ostotomie in addizione in questo caso, proprio perché voglio andare poi a vedere mediante TAC, mediante risonanza, mediante campioni, diciamo, sul cadavere, vedere come l'osso subcondrale viene cambiato e come cambiano l'assetto della gamba e come quanto l'entità del cambiamento va a influire realmente sull'osso subcondrale e sulla cartilagine. Quindi questo è il goal della mia finalizzata che farò per 3 anni da qui in avanti. Quindi
è una cosa in cui, vedete, credo molto. Quindi vedete come in questa diapositiva si vede come l'articolazione era molto più usurata e vedete come dopo 2 anni il carico è cambiato e vedete come l'articolazione sia sicuramente migliorata. Ma questo è un discorso un po' vecchio, ci sono già degli studi, questo è un vecchio lavoro, vedete, più di 10 anni fa, di un giapponese, che fa vedere come andando a fare un'ostotomia, se andate poi a fare un controllo a distanza, vedete come cambia. Vedete un osso che voi pensavate fosse già la protesi di ginocchio, vedete come a distanza di qualche anno è cambiato. Quindi sicuramente c'è un miglioramento non solo dell'osso subcondrale, ma anche della cartilagine quando si va a fare l'ostotomia. Però non c'è ancora nulla di quantificato e ancora nulla di descritto. Spero che la mia finalizzata porti ad avere risposte su questo tipo di discorso. Quindi, diciamo, si possono fare delle valutazioni in risonanza. Questi sono altri 2 studi che ultimamente, un po' più recenti, vedete, fanno vedere come andando a cambiare l'assetto della gamba in risonanza, vedete, dopo 2 anni di follow-up, c'è un aumento della concentrazione dei gag a livello del piatto tibiale mediale, quindi, diciamo, questo vuol dire che lì l'articolazione stessa migliora. E si vede come anche in questo secondo lavoro ci sia in 159 in second look, questi sono lavori fatti da dei giapponesi sicuramente, c'è una rigenerazione della cartilagine parziale soprattutto a livello del condilo mediale. Quindi vedete come se voi fate una correzione dai 0 ai 6 gradi, vedete, la correzione vi dà poi un miglioramento, una rigenerazione addirittura della cartilagine. Quindi ci sono degli effetti biologici che ancora magari non sappiamo bene il meccanismo con cui questi avvengono, però c'è, realmente noi vediamo che a distanza di tempo ci sono anche questi effetti, quindi bisogna che lo sappiamo e sappiamo quando possiamo usufruire di questo tipo di vantaggio, diciamo così. Poi anche, diciamo, la possibilità al momento di fare delle ostotomie associate ad esempio a degli interventi di trattamenti più o meno invasivi cartilaginei, perché questa è una meta-analisi dove si vede dove l'ostotomia da sola o l'ostotomia più le procedure cartilaginee, vedete che anche l'iniezione di fattori di crescita può andare a migliorare, non c'è una chiara differenza, perché ancora l'effetto dell'ostotomia da solo o associata a una procedura sono quei lavori che sono ancora molto difficili da dimostrare qual è l'efficacia di una procedura rispetto all'altra. Però si vede come l'iniezione, il trattamento iniettivo di PRP o cellule mesenchimale può avere un risultato migliorativo anche questo sull'effetto nostro dell'ostotomia. E quindi, diciamo, c'è una propulsione di questo tipo di procedure associate magari all'ostotomia proprio per migliorare ulteriormente quello che è l'effetto biologico delle ostotomie. Quindi assolutamente è un discorso che andrà sempre più a essere frequente, secondo me, anche questo nel futuro recente. Poi bisogna soprattutto essere in grado di definire la deformità, perché la deformità può essere determinata da vari fattori e quindi dovete fare un'attenta analisi preoperatoria, perché solo da un'attenta analisi preoperatoria avrete poi la scelta corretta del gesto chirurgico che dovrete andare a eseguire. Quindi ci sono delle deformità congenite che possono essere trattate con delle ostotomie e favorire, diciamo, il risultato del gesto che voi andate a fare per il paziente, perché se sono deformità congenite tipo un rachitismo o, diciamo, una poliomielite, che sono la polio non è congenita, però comunque, diciamo, che viene fatta in età giovanile, possono creare delle deformità tali per cui bisogna avere anche un'idea
di quanto potete correggere, di quello che potete fare su questo tipo di pazienti. E quindi poi più delle volte sono delle acquisizioni, delle deformità post-traumatiche, quindi sono acquisite le deformità, e quindi queste bisogna capire dove andare a agire, come andare a agire per correggere la deformità acquisita con il trauma, oppure ci sono quelle, diciamo, da biomeccanica sfavorevole, quali lo sloco o la femororotulea oppure il ginocchio varo, e dopo qui si va all'obesità, però diciamo che sono diversi i tipi di gesti che andrebbero fatti per questo tipo di problematiche. Questo ad esempio, ecco, questo, ci sono deformità post-traumatiche, vedete un ginocchio valgo post-trauma da frattura ad esempio, oppure un esito di polio, quindi capite bene che il tipo di osteotomia sarà diverso, il tipo di approccio deve essere diverso, perché se voi fate una correzione eccessiva, o diciamo in questo caso sulla polio dovrebbe essere sempre biplanare, perché se voi andate a fare un'osteotomia correttiva, corretta, massimale sulla una polio, poi magari avete un danno al paziente, date un danno al paziente perché magari non riesce più a camminare bene, perché voi sapete che sulla polio il paziente deve avere un po' di iper, diciamo, di recurvato, perché altrimenti il paziente non riesce più a camminare bene. Quindi dovete mantenergli un po' di recurvato durante la vostra esecuzione dell'osteotomia. Quindi state attenti. E poi ci sono quelli da biomeccanica sfavorevole, vedere lo tibio slope adesso è molto di moda, però anche qui bisogna stare attenti, perché la moda è un conto, la realtà dei fatti è un'altra, e sono pochi i pazienti in cui bisogna eseguire un'osteotomia di riduzione o aumento dello slope per andare a trattare, diciamo, una lassità legamentosa. Sono veramente rari i casi e bisogna stare attenti, e se non siete molto esperti vi conviene fare un'osteotomia monoplanare e poi, diciamo, suggerire al paziente, se magari ha una lassità legamentosa, di stare attento e di non, diciamo, andare a eseguire degli sport che magari possono creare qualche problema nuovo al ginocchio. Quindi, diciamo, sì, ci sono degli studi che fanno vedere, uno anche mio, dove si vede che un aumento di slope nelle rirevisioni di crociato è sicuramente significativamente più alto, e quindi questi soggetti vuol dire che hanno dei fattori anatomici che sono la causa della rirottura del crociato, però prima di andare a suggerire al paziente di fare un'osteotomia di sottrazione anteriore, dovete avere al MECO, magari in una rirevisione dove c'è uno slope di 18, ecco, allora magari si può pensare di suggerire di fare, al momento in cui andrete a fare una rirevisione, di fare anche un'osteotomia associata alla vostra ricostruzione legamentosa. Quindi qual è il candidato ideale per un'osteotomia, secondo me? Diciamo che è un paziente che dovrebbe avere meno di 65 anni, dovrebbe avere una artrosi isolata mediale, dovrebbe avere un range of motion buono, magari con qualche perdita di gradi di flessione e anche pochi di estensione, perché l'estensione è più difficile da correggere, e non dovrebbe avere una instabilità legamentosa, e solo raramente si può associare, diciamo, quando ci sia un'instabilità. Ci sono dei chirurghi che lo fanno in due tempi, quindi si fa prima l'osteotomia, e se l'osteotomia non corregge anche l'instabilità, si può poi fare in secondo tempo la ricostruzione legamentosa. Io normalmente le faccio in associazione quando ritengo che il varismo sia tale da poter poi creare dei problemi alla nostra ricostruzione, quindi solo in quei casi la faccio in associazione, soprattutto se sono soggetti giovani, perché in un soggetto di 55 anni magari faccio anch'io in due tempi, cioè faccio prima l'osteotomia, vedo se il ginocchio migliora, e se il paziente è ancora instabile e il suo, diciamo, problema diventa dopo l'osteotomia l'instabilità, non tanto il dolore mediale,
allora si può fare in un secondo tempo la ricostruzione. Poi l'ideale sarebbero che dovrebbero essere dei pazienti magri, perché sappiamo che il BMI è anche questo, influenza i nostri risultati. Non c'è scritto qui, ma anche gli smokers bisognerebbe evitare o quantomeno dire ai pazienti, lo Benofre ad esempio non fa l'osteotomia in uno che fuma, se non smette di fumare lui non li opera, i tedeschi sono tedeschi, cioè se dicono una cosa è quella, quindi cioè, il fumatore è a molto rischio di avere delle malunion, quindi delle non guarigioni dell'osteotomia. Quindi bisogna che il paziente sia almeno informato di questo e quantomeno durante il periodo di guarigione dovrebbe non fumare, perché altrimenti il rischio di una non guarigione è alto. Quindi questo ve lo dico, perché poi dopo poi la paghiamo noi. Controindicazioni. Ovviamente in un'articolazione come questa capite bene che l'osteotomia li potete fare anche il Fujikawa all'angolo, ma secondo me non ha molto senso fare un'osteotomia quando un'articolazione così mediale è così compromessa. Conviene andare a scegliere una procedura, vale una mono o addirittura una totale in questo caso, e l'ALBAC dovrebbe essere un grado 4, diciamo, di ALBAC sarebbe una controindicazione a fare l'osteotomia. Quando avete un compartimento anche laterale o mediale, a seconda che sia anche quello interessato, è ovvio che il risultato della vostra osteotomia sarà ovviamente inferiore. E come vi dicevo prima, se avete una contrattura in flessione maggiore di 10 gradi o un range articolare ridotto sotto i 120 gradi, anche qui il risultato della vostra osteotomia è sicuramente non bello, non, cioè può avere dei problemi e dopo il paziente comunque si lamenta e dopo poi cioè, la pagate poi voi, cioè sempre. Quindi cercate di scegliere bene quando proporre un qualcosa a un paziente, questo è importante. E poi se avete già un'instabilità del collaterale mediale in un ginocchio varo, anche questo è un fattore che potrebbe far pensare di sconsigliare di fare un'osteotomia, perché se poi avete un'instabilità mediale il paziente non starà mai bene, quindi state attenti quando fate sempre una valutazione sotto stress in varo valgo, quando andate a analizzare quanto ritornano in correzione le gambe e fate sempre gli stress, non dico la radiografia sotto stress, ma comunque almeno un test in stress sull'esame obiettivo andrebbe meglio farlo. E quindi diciamo closing wedge o opening wedge, questa è una disquisizione che si porta avanti da anni, ma secondo me è sbagliato dire o una o l'altra. Sono valide entrambe perché ognuno ha pregi e difetti e ognuno ha, secondo me, la sua indicazione, a seconda del tipo di paziente, a seconda del tipo di attività, e a volte va meglio una, a volte va meglio l'altra. Non è che un chirurgo debba fare sempre solo un tipo di intervento perché magari è nato con quello e sa fare quello, ma deve essere fatto in base al tipo di problema che il paziente ha, punto. Quindi le indicazioni sono, secondo me, diverse e quindi non bisogna fossilizzarsi su una procedura, bisogna saperle e averle nel bagaglio entrambe, perché sono entrambi utili. Allora, l'osteotomia, il tipo di osteotomia deve essere scelta, queste sono i tipi, diciamo, di informazioni che dovreste ottenere per sapere che tipo di osteotomia fare. Quindi, intanto il tipo di correzione richiesta, perché se avete un'osteotomia da fare in un ginocchio che non è troppo varo, può essere meglio fare un'osteotomia in sottrazione, perché è più rapida come guarigione, è più veloce, diciamo guarisce prima e il paziente dopo un mese lui cammina. Poi il grado di artrosi, anche questo è importante, il tipo di, se dovete fare un gesto associato tipo una ricostruzione legamentosa, e anche la lunghezza dell'arto può essere un fattore, perché ovviamente sappiamo tutti, e lo vedrete dopo, come se voi avete una gamba più lunga o più corta, è ovvio che se dovete allungare la vostra gamba è meglio farla in addizione, se invece potete, diciamo,
accorciarlo un po', basta farla in sottrazione. Poi il peso del paziente, l'età del paziente, anche questo cambia, perché se è un paziente giovanissimo, io faccio delle osteotomie anche a 15 anni, 18 anni, 20 anni, è ovvio che è diverso e il livello di attività che questo paziente dovrà fare è ovviamente più elevato e quindi bisogna sapere che tipo di sport vorrà fare dopo per essere poi in grado di suggerirgli il tipo di osteotomia da fare. Poi se ci sono dei gesti associati da fare, quando magari c'è una torsione tibiale che va corretta, e per ultimo sarebbe la preferenza del chirurgo, cioè se il quadro è sovrapponibile può scegliere uno in base al tipo di facilità che ha di avere i due mezzi di sintesi, cioè è ovvio che adesso le placche sono facili da ottenere, abbiamo l'Arthrex e la Tomofix che sono delle ditte molto buone, quindi potete andare tranquillamente su uno o l'altro senza problemi. Questo è un lavoro bello fatto dalla Servien che fa vedere come se avete un'osteotomia in open wedge, tendenzialmente avete di solito un 7 mm di allungamento della vostra gamba, qualsiasi cosa facciate, vedete per un 10 gradi di deformità avete un allungamento di 7 mm, mentre se fate una closing wedge sempre avete una correzione di 4 mm. Quindi questo lo dovete sapere in mente anche qui quando dovete fare una scelta del open o closing wedge. Quindi secondo me quali sono le scelte che io uso quando devo scegliere se fare uno o l'altro? Allora il closing wedge ovviamente ha il vantaggio perché ha meno problemi legati al labbro, perché mettendo diciamo la placca o comunque quello che usate nella loggia del tibiale anteriore è molto più coperta e quindi non ha grossi problemi il mezzo di sintesi che voi usate quando fate la closing wedge e quindi più delle volte non è mai da togliere, comunque il paziente non si lamenterà quasi mai del mezzo di sintesi, cosa che invece sulla opening wedge, sulla parte mediale, la placca va tolta dopo un anno perché è sicuro che vi dà problemi e quindi io quando faccio l'opening wedge dopo un anno gli dico che il paziente deve togliere la placca, non solo perché in un futuro questa protesi, questo dovrà magari subire altri tipi di interventi, però perché può dare fastidio, la parte mediale può dare un po' di fastidio alla placca. Poi non ha bisogno di bone graft, anche questo può essere una cosa favorevole. Si distacca sempre quando si fa la closing wedge, almeno da parte mia, stacco sempre la tubular tuberosity e quindi non avete mai problemi di altezza della rotula, quindi anche questo è importante. E poi c'è una guarigione che è osso con osso, cioè hai una compattazione delle due rime articolari e quindi delle due rime di frattura e quindi la recovery della guarigione dell'osteotomia è più rapida, dovrebbe essere più rapida e per me, avendo diciamo tutta la parte mediale libera, avete molta più facilità a scegliere di fare questo tipo di procedura quando dovete associare magari un'osteotomia a un crociato o a un trapianto di menisco, perché è ovvio che avete molta più facilità a eseguire i vostri tunnel e non vi preoccupate di grossi problemi. Quindi, quali sarebbero gli svantaggi della closing wedge? Cioè, è la difficoltà perché è una procedura che ovviamente quando fate questo tipo di procedura dovete, e dico dovete, andare sempre a liberare il nervo, lo spec, perché quando voi fate la chiusura, se non andate a liberare il nervo nel piccolo anello fibroso che ha nel passaggio dalla parte superficiale andare nella loggia profonda, se non lo fate questo tipo di gesto, voi avrete una paralisi temporanea o comunque completa dopo l'intervento. Quindi bisogna andare assolutamente a liberare e vedere il nervo, che è un gesto che magari a molti non piace fare. Quindi è ovvio che il gesto di un'osteotomia in addizione è più semplice, siete mediali, siete tranquilli e nessuno vi dice niente. Si può avere anche qui una lesione della sindesmosi tibiofemorale e diciamo può essere un po' più difficile quando dovete andare a fare una protesi di ginocchio perché magari
il piatto rispetto alla tibial shaft può avere una lieve discrepanza, quindi se non avete una protesi che abbia un offset di tibia potreste avere qualche problema, e si può avere problemi quando, come in questo caso, si può avere un po' di rottura della corticale mediale. Dovete stare attenti di cercare di non andare mai a rompere la corticale mediale, perché altrimenti l'ostotomia rimane un po' più instabile, quindi diciamo fa un po' più fatica a guarire. Quindi i problemi che io ho avuto quando ho fatto questa è quando avete una rottura del compartimento mediale, cioè dell'inge mediale, che invece se voi lo mantenete siete sicuri di avere una guarigione molto rapida e molto veloce della vostra ostotomia. Quindi ho dei pazienti che io dopo un mese camminano senza problemi. Adesso con le placche che ci sono adesso, anche in plus, possono fare così, ma sono sorretti dalla placca. Invece in quel caso proprio ci possono appoggiare perché è l'osso che è guarito. L'opening wedge. L'opening wedge, qual è i vantaggi dell'opening wedge? Ovviamente quando avete una deformità severa, quindi quando dovete fare delle correzioni che siano sopra i 12 gradi, è meglio fare un'ostotomia in plus, perché la correzione riesce a essere migliore e è più facile, come vi dicevo, tecnicamente, molto più semplice, non avete rischi di avere delle lesioni nervose. Diciamo che può avere una iniziale stabilità migliore rispetto alla chiusura, perché magari i sistemi di placca, sono soprattutto quelli attuali, sono molto solidi e quindi danno sicuramente un vantaggio, e mentre la placca, diciamo, delle ostotomie di sottrazione sono un po' più deboli, sono un po' meno sviluppate secondo me, e dicono che hanno meno rischi di non unione, ma questo non è sempre vero. Quali sono invece le problematiche legate a usare un opening wedge? C'è ovviamente la necessità di avere un buon graft, che può avere dei problemi di riassorbimento, quindi un po' di perdita della correzione che avete fatto all'inizio, però come vi dicevo con le placche di adesso, questo è un discorso che è un po' scemato, diciamo così. Si può avere quindi una perdita di correzione e si può la necessità sempre di rimuovere l'hardware, e poi c'è anche qui il rischio di fratture, perché se voi non state attenti a mantenere l'inge mediale, l'inge laterale in questo caso, c'è un rischio di avere una propagazione o sulla corticale laterale, ma ancora peggio quando, andando ad aprire l'ostotomia, si crea una rima di frattura che va a creare una frattura articolare. Quindi quello è sicuramente non bello. Quindi anche l'ostotomia di addizione può avere dei rischi, e dopo in quei casi bisogna andare o a chiudere lateralmente con un'altra controplacca, e poi se avete una frattura del piatto dovete poi trattarla con delle viti aggiuntive per andare a fissare questo tipo di complicazione. Quindi diciamo i risultati, diciamo che questa è una meta-analisi recente, vedete sono recentissimi perché ultimamente ci è stato un nuovo interesse riguardo a questo tipo di gesto chirurgico, che in effetti dà dei risultati molto buoni, e questa era una meta-analisi che cercava di vedere se c'erano, quale fosse la meglio, cioè se era l'opening wedge o la closing wedge, che secondo me è un discorso finto, però non ci sono differenze né nel clinical score né nell'angolo di correzione e nella survival rate a 5 anni. Diciamo che se andiamo a vedere, diciamo, i risultati sono, c'è una survival rate più alta per le closing wedge a 10 anni, e però c'è in più c'è anche minor, diciamo, un po' più abbassamento della rotula nella opening wedge. Quindi questo potrebbe voler dire che la closing wedge non è poi così male, però so che molti chirurghi oramai non la fanno più la closing wedge, quindi mi dispiace, perché io come massimo sono nato con una closing wedge, e ancora diciamo che oramai sono 50-50, faccio opening o closing a seconda del grado di difformità.
E poi, diciamo, quando bisogna fare questi tipi di osteotomie, bisogna sapere come e dove mettere, diciamo, la placca in questi casi. Quindi non bisogna mai cercare di avere un'apertura anteriore, perché, diciamo, se mettete la placca troppo anteriore, si aumenta lo slope e quindi dopo potete avere problemi sul vostro crociato, e quindi in questo caso sarebbe meglio considerare la closing wedge e quindi vedete un po' come volete comportarvi, però se avete una closing wedge siete sicuri che lo slope si riduce automaticamente un po'. Con la closing wedge c'è un'automatica riduzione dello slope, cosa che invece se fate un opening wedge dovreste sempre stare attenti a aprire molto di più dietro e a mettere la placca un po' più dietro rispetto al davanti, se volete non aumentare lo slope, perché automaticamente lo slope con la opening wedge un po' tende ad alzarsi. Questo, vedete, ecco, l'opening wedge lo aumenta di 2 più 2 e la closing wedge, vedete, lo riduce di 2 gradi, quindi anche di poco, però diciamo c'è una migliore correzione riguardo al crociato. Vedete, se fate una closing wedge siete sicuri che non andate a creare dei problemi al vostro crociato, cosa che invece se sbagliate un po' la posizione della placca sulla opening wedge potrebbe essere un problema. Quindi state attenti a questo. Questa è una meta-analisi, vedete, anche questa recente, quindi proprio perché c'è un maggiore interesse anche su questo tipo di discorso. Quindi l'esame obiettivo, come vi dicevo, è la chiave, quindi voi dovete stare molto attenti quando scegliete il paziente. La scelta del paziente è tutto, cioè non è, sì, dopo c'è anche il gesto chirurgico, però se volete essere sicuri di avere un buon risultato dovete scegliere bene il paziente. Quindi bisogna vedere l'allineamento dei tre piani, bisogna guardare anche il paziente come cammina, mai vederlo solo steso, dovete vederlo come cammina, se ha la presenza di un varus thrust, se ha altre deformità che magari possono creare altre problematiche, valutare il range of motion e la contrattura in flessione, vedere la femororotulea se può essere implicativa o creare problemi anche questa alla vostra, diciamo, articolazione, vedere la stabilità del ginocchio. E in tutti i casi io oramai faccio sempre anche una risonanza magnetica, perché voglio vedere com'è l'osso subcondrale, com'è, diciamo, sia il compartimento mediale che laterale, perché se ha altre problematiche conviene magari scegliere un altro tipo di intervento o proporre al paziente un altro tipo di soluzione. Cioè non potete essere anche qui... la scelta, lo so che la scelta si fa in poco tempo perché avete 10 minuti, un quarto d'ora di visita, però dovete essere in grado di fare una sintesi in quei 10-15 minuti, vedendo il paziente, vedendo come sta, cosa ha, quali sono le sue richieste funzionali, qual è la sua età, scegliere per lui il gesto migliore da eseguire. Quindi la mia preferenza, diciamo, se ho meno di 15 gradi di varo farei un'osteotomia closing wedge il più delle volte, se invece è più di 15-12 gradi farei una opening wedge. Quindi questa è un'indicazione che avevamo dato nel 2007, adesso diciamo sopra i 12 faccio l'osteotomia in addizione, sotto i 12 la faccio in sottrazione. Quindi questo è quello che facciamo adesso. Diciamo, ecco, quando è che bisogna scegliere di fare l'osteotomia o quando la mono? Anche questi sono dei lavori che vanno a confrontare i risultati e non c'è differenza nel score tra osteotomia e mono. Diciamo che il range of motion sembra però migliore nelle osteotomie e quindi diciamo che... Vedete, il risultato che ci dà un risultato cattivo nell'osteotomia è l'under correction, cioè quando non c'è una correzione adeguata, ma anche l'over correction è peggio. Quindi è ovvio che la velocità con cui il paziente sta bene dopo una mono
è sicuramente più facile, è più semplice, perché il paziente, però dipende anche sapere che cosa fa questo paziente. Se arriva un muratore che ha 62 anni, è meglio fargli un'ostotomia, perché almeno gli salvate il ginocchio, perché se andate a fare una mono in un muratore che poi torna a lavorare, quello è un paziente che ha rischi di avere dei problemi, e quindi diciamo, vedete che la revisione è più, diciamo, non c'è differenze significative, diciamo, però a 6 mesi i risultati sono semplici. Però diciamo, l'ideale è la soluzione del paziente. La selezione del paziente è la chiave di tutto. E quando è fare un'ostotomia o quando fare una, quando c'è un difetto cartilagino ideale, c'è un morfotipo varo, allora si può fare l'ostotomia. Se invece avete un'usura della cartilagine con poca deformità, allora forse è meglio fare la mono, perché altrimenti vedete che se andate a fare una correzione dell'ostotomia con l'ostotomia per cercare di correggere un'usura cartilaginea vera importante, avete poi un'obliquità della rima e quindi diventa un problema. Quindi diciamo che anche questo dovrebbe essere una cosa che dovete capire: dov'è la deformità e se è un morfotipo varo che si è aggravato per il tempo o se c'è stato altri problematici che hanno fatto sì che l'usura sia principalmente a livello cartilagineo, sia femorale che tibiale. E quindi questo vi fa scegliere se fare una mono o fare un'ostotomia. E veniamo al ginocchio vago. Veniamo al ginocchio vago, che è sicuramente un ginocchio più raro, per fortuna, perché comunque la deformità del valgo è sicuramente anche questa molto, diciamo, la distal femoral osteotomy sarebbe un trattamento ideale per i pazienti più giovani. Cioè è raro vedere o dover eseguire un'ostotomia di correzione del valgo in un paziente anziano, perché diciamo le problematiche subentrano più facilmente e molto prima in un ginocchio valgo. Quindi io ho dei pazienti dove vedo più facilmente dover fare un'ostotomia varizzante di femore e un trapianto di menisco molto di più che fare un'ostotomia varizzante più trapianto di menisco, perché secondo me il ginocchio valgo è sintomatico molto prima del ginocchio varo, e quindi diciamo per fortuna li vedete prima e quindi dovete affrontarli prima. Quindi questo è un discorso da dovete sapere. E comunque un'ostotomia, anche questo, da se fate un'ostotomia di correzione, in questo caso ecco, per il ginocchio valgo mai overcorreggere, proprio è un errore grave. Se voi fate un'ipercorrezione di femore, il paziente si lamenterà sempre. State tranquilli, anche 2 gradi di varo fanno male, danno fastidio. Quindi l'ostotomia varizzante deve essere assolutamente 0 gradi come massimo da eseguire. Quindi anche qui diciamo la lateral OE nel genovago è meno comune, per fortuna. Però, e soprattutto, non c'è molta letteratura riguardo alle distal femoral osteotomy rispetto alle osteotomie per il ginocchio varo. Quindi anche qui siamo un po' meno presenti, ci sono meno congetture, diciamo così. E quindi diciamo che non è un'immagine a specchio del ginocchio varo. Quindi ci sono differenti patofisiologie biomeccaniche. Cioè, può essere un'ipoplasia del condilo laterale più delle volte, ci può essere un associato una troclea displasia e comunque una femororotulia che va a essere un po' alterata dal ginocchio valgo, e quindi diciamo sono spesso associate, e spesso bisogna fare non solo l'ostotomia di femore ma anche l'ostotomia della tuberosità per cambiare l'asse della femororotulia. Quindi spesso bisogna anche in questo caso associare questi 2 tipi di ostotomie, perché appunto è diverso il tipo di patologia che andiamo a trattare, sono 2 mondi diversi. Quindi
diciamo, può essere meno evidente, però può essere anche meno sintomatico, e spesso ci possono essere dei difetti torsionali di tutta la gamba. Quindi vedete questa gamba, vedete nella panoramica, vedete come non sembra tanto grave, però questo paziente, se lo andate a vedere clinicamente, è invece già abbastanza evidente, e in questo caso basta una piccola correzione con un'ostotomia magari in chiusura mediale a far salvare l'articolazione a questo ginocchio, che se lo lasciate così poi va incontro a un'usura sicura. Quindi diciamo che i candidati sono sicuramente minori dell'ostotomia di femore rispetto, diciamo, e quindi per questo è un po' meno familiare a tutti. La tecnica chirurgica, soprattutto la mediale, perché anche in questo caso avete il problema dei vasi che sono molto vicini, quindi dovete sapere bene dove fare l'incisione e diciamo sapere bene dove siete quando andate a aprire la loggia, diciamo, mediale, e quindi è una tecnica più difficile, diciamo così. Il recovery adesso con le placche di adesso non è così tanto lungo o più lungo dell'ostotomia di tibia, diciamo che sono sovrapponibili dopo 30-35 giorni, il paziente riesce a camminare, e diciamo che forse è un po' meno, diciamo, migliora meno il dolore, perché, come vi dicevo, essendo spesso associata a un dolore della femororotulea o comunque a una problematica di femororotulea, il paziente comunque, anche se gli fate un'ostotomia perfetta, potrebbe avere o rimanere qualche dolore legato appunto alla femorotura. E quindi questo potrebbe essere una cosa che un po' rimane, e magari dovete poi trattarla con infiltrazioni o cose varie. Quindi, perché diciamo è meno grave, diciamo comunque meno comune? Perché c'è comunque un movimento predominante adduttorio, quindi nel 39% dei pazienti, quindi, e di solito negli sportivi quello che viene selezionato automaticamente dal tipo di sport è il ginocchio varo, quindi diciamo in questo senso siamo un po' favoriti, nel senso che è difficile trovare un atleta di alto livello che abbia un morfotipo valgo o comunque che abbia bisogno di avere o di essere aggredito perché ha un morfotipo valgo. Se non forse in qualche giocatore di basket ho visto qualcosa di, magari quelli molto alti un po' possono avere un morfotipo valgo, ma normalmente anche negli atleti dell'NBA sono più i morfotipi vari che valghi, anche negli atleti di alto livello. Quindi l'indicazione, quindi valgus malalignment, compartimento laterale degenerativo, oppure può avere qualche difetto focale cartilagineo che magari va trattato, e di solito spesso sono associate a una deficienza del menisco laterale, perché si sono purtroppo, e le vedo sempre di più, molti chirurghi che aggrediscono il menisco laterale in età giovanile per magari dei menischi di scoglio, dei menischi ipermobili che si lussano e danno dolore, e questi chirurghi vanno a fare delle meniscectomie subtotali nei pazienti in età giovanile, e questo crea dei problemi seri al paziente per un periodo molto lungo, e quindi questi sono quei pazienti in cui io vedo più facilmente l'indicazione a fare un'ostotomia varizzante di femore più un trapianto di menisco esterno, perché in quel caso voi riuscite a ridare al paziente una vita normale. Perché se lo lasciate senza menisco esterno, il valgismo peggiora, e dopo non c'è altro che una mono o qualcosa di simile, che mi sembra un po' un delitto in uno di 30 anni. Ecco, quindi, cioè, mi sembra veramente che dovremmo avere tutti molta più attenzione a trattare meglio i menischi dolorosi, soprattutto esterni, nei soggetti giovani. Cosa che invece vedo ancora molta gente che va a, non dico suturare, magari suturasse, ma vanno a togliere i menischi esterni, creando poi dei problemi seri a questa articolazione. Quindi
bisogna spesso associare in questi casi delle tecniche, cioè non solo l'ostotomia, ma anche dei gesti associati al carico della cartilagine e del menisco. Quindi, current knowledge, quindi è un, comunque i risultati sono molto buoni e diciamo c'è un rischio di avere una rioperazione in questi casi, perché comunque dovete anche in questo caso, che sia mediale o laterale, conviene sempre togliere la placca, perché questi pazienti prima o poi dovranno fare comunque un altro tipo di intervento su quel ginocchio, e quindi secondo me è sempre meglio toglierla dopo un anno che aspettare magari 10 anni e poi andarla a togliere per poi fargli una protesi, cioè, oppure dover fare una protesi togliendo la placca nello stesso momento, creando dei gesti aggiuntivi alla chirurgia protesica che sono spesso un po' antipatici. Quindi c'è sicuramente un miglioramento del PROM, e anche qui la scelta tra opening o closing è dettata dall'asse della gamba, da quanto è grave il difetto, da quanto è dismetrico il paziente, perché anche in questo caso ci può essere una dismetria legata al valgismo che dovete andare a correggere, ma anche legata alla dismetria della gamba stessa. E quindi io faccio in plus in laterale quando ho una dismetria, in questi casi però dovete stare attenti perché l'ostotomia fatta in laterale è sicuramente più facile anche qui, però dovendo andare ad aggiungere avete poi problemi di tensione della bandelletta. Quindi cercate sempre di fare delle procedure di allungamento della bandelletta per evitare di non avere poi dei dolori post-operatori legati appunto a un'eccessiva tensione della bandelletta che poi può andare a aggravare anche il dolore sulla femororotula. Quindi state attenti. Mentre l'ostotomia in sottrazione mediale dà sicuramente dei risultati più semplici, più rapidi, più veloci, più facili, cioè più, diciamo, secondo me è meglio. Anch'io questa la faccio sempre in chiusura, quasi sempre in chiusura mediale, cioè correggendo in meno. E quindi diciamo che la correzione che poi dopo vada incontro a una protesi di ginocchio, su almeno 10 anni di vita, di emivita, gliela diamo a queste ginocchia. Quindi se voi fate un ginocchio di 50 anni, siete sicuri che secondo me la protesi non la fa prima dei 70. Quindi diciamo ha comunque un risultato buono. Quindi diciamo, adesso vi ho fatto un po' una carrellata di casi, poi dopo magari se volete fare delle domande adesso prima della correzione o no, vediamo fino adesso come siamo, se avete delle domande facciamole adesso, vai. Forza ragazzi, senza nessuna paura e senza timore. No, paura anche, no. Anche domande banali. Quindi... Anche domande del piccolo, però. Allora, il messaggio dato dal professor Zaffanini è, sono alcuni messaggi sulle anatomie, dobbiamo iniziare a pensare a un menù alla carta, cioè voi in tutti i congressi vedete sempre di più risultati su ostotomia di addizione velotibiale, perché quasi tutti fanno questo. Invece Stefano giustamente ci ha detto che ogni paziente e ogni caso deve essere valutato, e quindi su quel paziente poi deve essere customizzato il tipo di ostotomia. Quindi questo è già un elemento assolutamente fondamentale. Selezione del paziente, perché la selezione del paziente è fondamentale per capire, per vedere se è l'ostotomia è un intervento adatto a quel paziente, quindi quel paziente può usufruirne. Terzo messaggio è che le ostotomie fatte bene con le corrette indicazioni spostano diciamo il periodo e il momento di applicazione della protesi di almeno 10 anni, questo nell'ostotomia tibiale, e nell'ostotomia femorale addirittura anche di 12-13 anni. Quindi risultati assolutamente affidabili se l'intervento è stato eseguito correttamente e se il paziente è stato selezionato correttamente. Quindi questo mi pare che siano dei messaggi fondamentali che devono essere per voi portati a casa. Qualche domanda rapida e vai Zoli. Io volevo chiedere... Allora, ti alzi, ti presenti, visto che siamo a una gara... Sono Torino Carlo, Gaetano Pini, Milano. Volevo chiedere, lei ha detto che non si basa più sul Fujisawa Point per la correzione, ma ha una variabilità di correzione, tipo se ho un 10 gradi da correggere, 8 gradi da correggere, sto
più verso il Fujisawa, su all'asse? Diciamo che io oramai sono neutro, cerco l'asse meccanico massimo 1-2 gradi in più, non di più. Quindi non, Fujikawa non l'ho sempre usato poco, ma adesso proprio non lo uso. Alzati, ti presenti. Salve Andrea da Brescia, buongiorno a tutti. Allora volevo chiedervi, non ho esperienza di ginocchia bare superiori ai 15 gradi, trattato con un'osteotomia. Volevo chiedere se quando le fa effettua anche un release a livello del collaterale mediale oppure no. Ma nell'osteotomia mediale in addizione il collaterale mediale andrebbe sempre... Diciamo, io lo stacco dal basso e lo lascio sempre aperto, quindi è un gesto che deve essere fatto in questa osteotomia, perché altrimenti poi avete problemi sulla femorotura, quindi state attenti. Grazie a te, chi sei? Eli Andrea, lavoro a Sassuolo. Ho sentito parlare da alcuni autori nel ginocchio valgo della possibilità di fare un'osteotomia di tibia mediale in chiusura. Questo direbbero col vantaggio di correggere il valgo anche in flessione, però credo che come svantaggio possa portare a un'obliquità severa della riga. Ha sì. Un senso? C'è qualcuno che ha esperienza di questo tipo di osteotomia? Dopo ve ne farò vedere una, però diciamo è una scuola soprattutto australiana che fa questo tipo di gesto, perché dicono che uno corregge meglio la deformità del valgo anche in flessione. Ma però secondo me senso non essendo in carico. Secondo me esatto, cioè la deformità del valgo è soprattutto in estensione, cioè la vedi in estensione. Quindi tutta questa necessità di avere la correzione della rima anche in flessione non la vedo così necessaria. Difatti io l'ho sentito anch'io all'ultimo congresso dell'ISACOS a Cancun, c'erano gli australiani che hanno fatto vedere questo. Secondo me è un tipo di gesto che dovete avere nel vostro bagaglio, perché alcune volte se il ginocchio è valgo di tibia conviene aggredire la tibia e fare un'osteotomia magari in chiusura di tibia, però è veramente raro, non lo farei per correggere il valgo istituzionale come quello che più delle volte c'è, andare a agire sulla tibia. È come andare, non so... Non mi viene il paragone, però puoi meglio non dirlo, però così come se tu facessi una, se hai una frattura del piatto tibiale laterale, un valgo, esatto, e lo aggredisci mediale, lavori sulla tibia, sul piatto tibiale, puoi fare una edizione. Quindi sono indicazioni, come dice prof, molto limiti, molto ristrette. Secondo me non so se sia un problema di scuola, però io ho sentito solo gli australiani dire queste cose. Lucinio, Brescia, volevo sapere, nei casi di instabilità ligamentosa, ad esempio instabilità anteriore, posso già la osteotomia alla ricostruzione del crociato è sempre obbligatorio o agisco lavorando sullo sviluppo? Dipende dal tipo di lassità che il paziente ha, quindi dall'età del paziente, da quanto è vara la gamba, cioè devi sapere tutte queste tre cose, perché se la gamba è vara di 10 gradi o 12, quindi è un bel varo, e è instabile molto, perché non farlo assieme? Va fatto assieme, che sia di 20 anni o di 40, secondo me l'indicazione c'è, perché un ginocchio che se voi gli fate solo la ricostruzione è sicuro che quel crociato va a fallire, nel giro di 2 anni cede, perché cede legato allo stress, legato al morfotipo varo. Se invece è uno di 50 anni, ha un grado di osteotomia di 8 gradi e l'instabilità ce l'è ma non è così eclatante, allora gli faccio prima l'osteotomia e poi se ha ancora problemi legati all'instabilità si può fare in un secondo tempo, perché con l'osteotomia di solito, soprattutto se la fate in chiusura, avete una correzione automatica dello slope e quindi la lassità può essere un po' controllata dalla osteotomia stessa. Prego. Chi sei? Flavio Lucci di Roma. Nelle osteotomie associate alla ricostruzione di un crociato quando c'è un'instabilità, come variano i tempi di recupero fisioterapico, diciamo, in considerazione del crociato?
risultati, rispetto alle tempistiche di pressione. Ma la tempistica, allora, no, quando è associato al nostro dominio, non cambia niente, perché secondo me chi guida in questo caso è l'ostotomia. Cioè, quindi voi gli mettete un bel brace in estensione, gli date un carico parziale fin da subito con la ginocchiera in estensione e lo fate iniziare a piegare, dopo 10-15 giorni fa 0,90, perché l'ostotomia si può fare una flessione più o meno normale. Io dopo 3 settimane li faccio andare sulla cyclette, quindi per me non c'è nessuno. E non cambia, cioè va un po' più lento il crociato, ma non gli fa male al crociato andare un po' più lento ogni tanto. Quindi. Altre? Possiamo far vedere qualche caso? Allora facciamo vedere qualche caso, così non so quanti siano, comunque vediamo. Allora, questo è un caso, già iniziamo con un caso un po' del piffero, perché vedete, questo è un'ostotomia closing wedge fatta 15 mesi prima, per fortuna non da me, e vedete che morfotipo varo aveva, vedete, questo probabilmente era stato poco corretto ed era recidivata completamente, anzi peggiorata ulteriormente rispetto all'altra gamba l'ostotomia. E a quel punto io cosa ho fatto? Perché comunque quella cambre pensavo mi potessero chiudere un po', diciamo mantenere chiusa la tibia lateralmente, però intanto era da un po' che l'avevano lì, allora gli ho fatto un'ostotomia in plus, vedete, un po' alta proprio per cercare di sollevare, e vedete lo slope non l'ho cambiato, e però il paziente, diciamo, adesso sta bene, e quindi, diciamo, vedete, 16 anni, quindi era un esito di un blunt, quindi vedete, un ragazzo giovane, quindi, cioè, in questi casi bisogna purtroppo, e vedete come anche, diciamo, la ostotomia fatta in questo caso, vedete che ho staccato completamente il collaterale, gli ho fatto anche l'ostotomia sulla tuberosità, in maniera che vedete che la rotula non si è abbassata. Poi vediamo un po' un altro caso. Ecco, questo ha fatto 44 anni, vedete, se avete delle domande fatele, se avreste fatto qualcosa di diverso, chiedete, visto che sono questi i casi. Ciao Rick, andiamo, vai. Vai. Su quello di prima, ma visto che c'era un mismatch tra i due arti inferiori di lunghezza, ha preso in considerazione... O anche sì, perché era più corta quella e quindi ho cercato anche di allungarla, per quello che l'ho fatta in plus, proprio perché dovevo cercare di correggere un po' anche la lunghezza di quell'arto. E in effetti è migliorato l'arto da quel punto di vista, okay, se mi ricordo bene. Ma in questo caso qua, modificare lo slope? Ma il paziente non aveva un grande slope, se vede era praticamente... Perché lo devi andare a modificare? Se non c'ha lo slope, cioè non ha l'instabilità di crociato posteriore, dove dovresti, diciamo, aumentare lo slope, è veramente rarissimo e non si fa quasi mai. In questo caso lo slope delle due, se lo mantieni, va già bene. Quindi... Andiamo avanti? Passiamo ad un altro caso? Vai. Bene. Allora, questo qui, vedete, CL 25 anni fa aveva fatto una ricostruzione, vedete, era un ginocchio bello artrosico, però a 44 anni io non me la sento di fare delle protesi o delle gesti, diciamo, una doppia mono. Qualcuno, vedi, un romagnolo avrebbe fatto una doppia mono, quindi probabilmente... Una 3 anche. Vabbè, io non me la sento, non sono così aggressivo e gli ho fatto un'ostotomia. Ecco, questa è una cosa che sto facendo studiare dai miei ingegneri, perché vorrei far vedere come, qui si vede benissimo, vedete che questo è un discorso che a me piace tanto, ma perché io sono, se l'avete capito forse un po', sono, favorisco più la closing wedge che l'opening wedge. Però questo è un discorso che a me piace farvi vedere, perché voi vedete qui, e lo vedrete dopo con delle ostotomie in sottrazione, cioè voi vedete questa gamba. La gamba è corretta, perché la tibia potete dire che è valga o è giusta adesso, l'asse della gamba, giusto? Però l'articolazione mediale si è aperta o no?
un cazzo, non si è aperta di niente. È questo che a me mi fa incazzare dell'osteotomia di addizione. Voi fate una correzione della tibia, ma non fate una apertura dell'articolazione. Esatto. E non c'è modo di farla, perché è legato, secondo me, sia al punto di leva, cioè dove si va a fare, perché si fa laterale, e secondo me è un po', non so, legato dalle forze che si esercitano. E poi sei un varo metafisario, se hai un varo metafisario, agisci sul varo metafisario molto di più con la sottrazione che con l'addizione. Con l'addizione. Quindi correggi la deformità. Esatto. Sei corretto. Quindi io quando la faccio in chiusura, l'articolazione si apre e vedi che la paziente sta meglio. Esatto. Invece qui fai una correzione dell'asse. Che è dell'asse, ma non è del difetto, cioè non vedi un effetto sull'articolazione, esatto. Che invece secondo me dovrebbe essere uno dei gesti che fa dell'osteotomia un gesto che ti dà dei risultati. Quindi questo secondo me è un po' il difetto dell'osteotomia in addizione. Anche se questa comunque... Non può dipendere dal fatto che non è stata fatta sotto carico e quindi il movimento valizzante possa avere un aspetto diverso? Questo è vero, potremmo fare, adesso sto facendo... Ho attivato gli ingegneri per fare un po' di studi e anche di analisi degli elementi finiti per vedere se anche da un punto di vista meccanico c'è un certo tipo di differenza. Perché è una cosa che a me voglio dimostrare, perché secondo me è vero quello che dice, che diciamo io e Massimo. Comunque, vabbè, questo è un caso abbastanza semplice dove abbiamo curato un'artrosi in questo caso. Chi avrebbe fatto una protesi di primo impianto? Qui alzate la mano, abbiate il coraggio, quasi 4 su 20, quasi un quarto. L'età è importante, ragazzi, 44 anni, gli mettete una protesi, dopo c'è solo un'altra protesi. Chi avrebbe fatto un'osteotomia? Nessuno. Vedi, Francesco, vedi, avrebbe fatto un stagione. Esatto. Bene. I vecchi farebbero. Esatto. Ormai siamo vecchi, Francesco. Esatto. Questa è una gamba dove ho fatto prima un'osteotomia e vedete che la correzione del primo è il sinistro, vedete un anno di follow-up a sinistra, la gamba è dritta. E dopo un anno ho fatto la destra e vedete l'altra osteotomia. In questo caso vedete il ginocchio era meno grave, l'apertura c'è, ma non come ci sarebbe con un'osteotomia in minus. No, diciamo che adesso poi con la storia della finalizzata che dovrò fare 25 osteotomie in plus apposte, seguite, con risonanza, TAC, gate, pre, post e tutto, cioè devo per forza farle, però non sarebbe. Te, fratello, Madonna, cosa dici di questo? Assolutamente d'accordo. Questo è un caso semplice, banale, non so quanti anni aveva, 62 anni, però... Ma secondo me non so perché gliela feci la prima volta in addizione, non so per quale motivo, e allora dopo ho detto vabbè facciamoglielo uguale, allora una volta che sei partito con una... Per il discorso che dice Stefano, qui non apri sufficientemente l'articolazione. Il problema del paziente è questo, se tu gli correggi l'asse però qui rimane chiusa, o meno aperta, diciamo fai meno, secondo me, dimmi Francia, secondo me facendole anche col fissatore, perché è bello discutere così, il motivo la sottomia della visione mediale secondo me è molto scegliere la linea di Fujikawa, perché devi fare molto più valgo perché ti si apra rispetto a quella di sottrazione. Io vedo col fissatore, perché col fissatore ovviamente glielo posso regolare, e quindi quando vedo che vai di più, vai sicuramente di più se vuoi che apra mediale, deve proprio passare laterale la linea, se no è molto più difficile, se tu lo lasci a zero, lui sta anche bene,
è bruttissimo da vedere e non so quanto starà bene, perché poi ovviamente poi può darsi che torni varo. Sì, può darsi, questa è ragionato. La leva è diversa. La leva è diversa. È diversa, per cui devi fare molta più leva se tu vuoi che... Quindi devi spostarla molto laterale. Secondo questo è sì. Secondo me c'è un altro motivo perché quella rimane chiusa. Il motivo è che... Queste sono tutte non in carico, le lastre. Vabbè, questa non è in carico, ma uno... fondamentale, bisogna tagliare il collaterale dal davanti a dietro, tutto sulla tibia fin dietro, sul focolaio osteotomico, il collaterale va tagliato tutto, perché se io il collaterale si inserisce qui sotto, ok? Se io apro qui si stringe, per cui se io non taglio tutto il collaterale fin qua, qui rimarrà sempre chiuso. E poi c'è anche un'altra cosa, l'ipertono della bandelletta, dei flessori, di semitendinoso, gracile e semimembranoso. Anche quelli si inseriscono distalmente al focolaio osteotomico. Quindi se vedete che in estensione c'è, tirano tanto, revisare anche quelli, perché altrimenti in estensione si chiuderà sempre. Sempre, in flessione si apre, ma in estensione se c'è un po' di POL e un po' di fibre del collaterale posteriori, lì si chiuderà. Ovviamente questa qui se va in carico, va, secondo me va in bilancio. Okay. Prego. Ho letto che alcuni autori prendono in considerazione l'angolo, l'interlinea articolare con un'apertura massimo di 2 gradi sulla porzione laterale. Qualcuno di voi la tiene in considerazione quando fa un'osteotomia? Il convergence angle. Quando devi fare le associate. Devi sottrarre. Solo nelle associate o anche nelle. No, nella correzione tu non devi correggere una lassità, tu devi correggere la deformità ossea. Esatto. Per cui certo. Se tu hai che il comparto esterno apre di 7 gradi, tu devi sottrarre ai 7 gradi. Cioè tutta l'eccedenza sopra i 2/3 gradi devi sottrarla dall'asse di varismo globale, perché altrimenti vai a correggere anche la lassità articolare e ti trovi una tibia valga così. Bisogna correggere, è orribile, la deformità, il paziente non sta bene. La deformità nel punto di deformità, nel cora. Rischi in effetti di percorreggere la tua osteotomia. Quello che è difficile capire quanto uno debba sottrarre, perché non è esattamente lo stesso angolo, per cui se tu hai 9 gradi non necessariamente devi proprio toglierli tutti e 9, qualcuno dice di togliere il 50%, però non ci sono studi che ti dicono. Ma dove vedi questo studio? Perché a me questa cosa non l'altra cosa è quello che puoi fare quando tu valuti l'allineamento in sala operatoria e applicare il carico, per cui tu applicando il carico mentre fai il tuo allineamento dal centro del femore al centro della caviglia, teoricamente già gli dai una correzione sul joint line congruency angle. Bon, andiamo avanti. Allora, questo prossimo caso è un caso veramente limite. Vedete, la gamba era un rachitismo, era già stato fatto a sinistra, perché non ho potuto farvi vedere perché non stava nella cassetta la lastra, perché non ci stava da granché, era storto, era un rachitismo bilaterale e gli ho dovuto fare un'osteotomia cioè vedete, era un caso un po' osteotomia in chiusura laterale di femore, proprio per correggere il valgo, cioè il varo, e poi anche di tibia. E vedete che alla fine, insomma, questo 6 mesi di follow up, e poi gli ho fatto anche l'altra. Adesso, questa è l'altra, vedete? E gli abbiamo fatto anche qui chiusura femorale e apertura tibiale. Quando sta in piedi, perché lui, questo è arrivato che camminava con 2 bastoni, con una cosa veramente... adesso lui riesce a stare in piedi almeno dritto. Cioè, è ovvio che non è perfetta la prima fatta, vedete? Questa ultima è venuta meglio, però cioè, non si può poi anche... Ma lì è tu, cioè, non è un punto di varismo, è tutto il femore. Esatto, è tutto il femore. Difatti, se vedete, in quella ultima, perché lì mi sono fatto un po' forse fregare,
vedete che l'osteotomia l'ho fatta più alta e l'ho fatta proprio dove cambia l'angolo nel femore, in questo caso qua. E allora dovete cercare di fare la correzione certe volte dove proprio c'è, e quindi per avere una correzione migliore della gamba. A quel punto io ho dovuto anche togliere la placca a sinistra. Questo è un caso, diciamo, più semplice, vedete, 23 anni. Qui gli abbiamo fatto anche una torsione, perché era associata un po', l'abbiamo anche derotata un po', e quindi adesso qui si vede anche la gamba, vedete com'è la gamba, quella a un anno di follow up, vedete come sta bene dritta, e invece l'altra come entra ruotata. Questo è proprio un difetto di rotazione, e dopo gli abbiamo fatto anche la seconda, vedete, è un'osteotomia che viene fatta in questa maniera, e anche qui l'abbiamo fatta in addizione un po', quindi questa un anno di polo, un mese di polo, e la paziente adesso sta bene. Questo è l'opening wedge femorale, ecco, questo è il caso che l'ha fatta in chiusura tibiale. Vedete, qui ho fatto prima una opening wedge femoral osteotomy per correggere un valgo che era veramente molto grave. Però dopo che avevo fatto l'osteotomia già in addizione femorale, vado a vedere l'asse ed era ancora valgo. E allora a quel punto, perché la deformità era anche di tibia, e allora gli ho associato un'osteotomia di femore, di tibia distale in chiusura. Vedete? E a quel punto la gamba è venuta corretta. Quindi bisogna saper fare tutto, insomma, cioè l'osteotomia è un gesto che, vedete, l'abbiamo aggiunta e poi invece sulla tibia l'abbiamo chiusa. E così si chiude e si ottiene la correzione ideale. Poi si può associare alle osteotomie, quindi si può fare gli allineamenti, malallineamenti, questi sono alcuni casi crociato, quindi diciamo... Quando è l'indicazione per l'osteotomia più ACL? Doppio varo, triplo varo, e allora nelle revisioni, quando c'è un crociato che si rompe, privo in meniscectomia, gli fai un'osteotomia più il MAT. Vedete, qui faccio le associazioni. Io ho già più di 10 casi dove ho fatto revisioni, osteotomia e MAT insieme. Quindi, insomma, sono 3 in 1, che non è un'oretta che va via. Questo follow up, 6 anni di follow up, vedete, questa è osteotomia più crociato. Hai esperienza di osteotomia anti-slop pro crociato senza rifare il crociato? No, non l'ho mai fatto. Non l'hai mai fatto? Mai. Voi? Io lo faccio, ma soltanto nei degenerativi dove, secondo me, rifare il crociato significa aumentare il constraint dell'articolazione, per cui gli faccio l'osteotomia perché è un varo. E un pochino gioco anche sullo slope per andare incontro all'LCA, piuttosto che all'LCP. Sì, l'LCP. Diminuire o aumentare lo slope. E sulla, appunto, sulle velocità posteriori, dovresti aumentare. Pro slope, aumentare un isolata po', senza fare il posteriore? No, quello non l'ho mai fatto, no. L'ho fatta invece io la faccio nei recurvati dove c'è la tibia, proprio che vedi che esatto. La tibia ha un anti slope e ne ho fatti diversi di quelli, sì. Ne ho fatti un 6-7, ne ho fatti esatto, sì, non sono casi, non sono numerosi, sono semplici, no. Quindi questo abbiamo fatto un crociato, poi questo invece è, vedete, osteotomia mediale in addizione, era già fatto un crociato. Abbiamo fatto anche il MAT, vedete, i trapianti di menisco, mediale più crociato, più osteotomia, più trapianti di menisco, questo 2 mesi di follow up, il paziente, vedete, qui si è aperta, è già chiusa, cammina, sta bene. Questo è un altro caso, medial MAT più ACL, closing wedge, vedete il trapianto di menisco. Ecco, ma viene spontaneo vedendo un caso come questo, è utile fare anche il trapianto di menisco? O a 51 anni contare solo sull'osteotomia? Sì, questo è ancora da discutere, difatti sto proponendo adesso una finalizzata dei giovani ricercatori fatta non da me ma da Grassi,
sul associare un'olostotomia a un trapianto di menisco, quindi per vedere l'efficacia, appunto, qual è il contributo del trapianto di menisco, il plus, all'ostotomia. Sicuramente il contrario è validissimo, nel senso l'ostotomia sul trapianto è vincente, ma il trapianto sull'ostotomia è da dimostrare. È da dimostrare, appunto, ma se uno non lo fa mai, esatto, non si studia. Chiedo agli altri della faculty se avevano fatto anche un trapianto meniscale su questo caso. Francesco? A 51 anni forse. Eh? A 51 anni forse. No, parlo di un 51 anni. No. No. Però io ho un lavoro recente che è uscito da adesso, dove ho fatto una valutazione dei trapianti di menisco fatti da me. Devo dire che adesso ho fatto più di 300, la mia casistica adesso di trapianti di menisco sono 327 recentissimi, quindi diciamo ho fatto un sottogruppo di pazienti over 50 e ho fatto la valutazione a distanza di tempo di come vanno. Vanno sicuramente meglio di non fargli niente, è ovvio che vanno inferiori a quelli di uno di 20 anni, però c'è un miglioramento. Quindi, con l'osteotomia o senza osteotomia? Quello era indifferente, ho fatto solo una valutazione degli over 50 trapianti di menisco fatti associati a revisione di crociato, osteotomia, eccetera. Perché e sono a parità di... diciamo di degenerazione articolare? Diciamo erano tutti i gradi un po' avanzati, perché è ovvio che l'artrosi è più elevata, cioè in un ragazzo di 20 anni c'hai un grado di artrosi che può essere 2, massimo 3, qui a volte sono gradi proprio 4. E ti stai allineando a Stone? No, Stone no, assolutamente no. Però diciamo che in quella casistica si vede che comunque c'è un miglioramento. Anche io ho dei pazienti, ne ho fatto uno anche a 65 anni, ho fatto osteotomia più trapianto di menisco a uno che corre, un corridore, uno che sembra te o più giovane di te, però ha 65 anni biologici. Cosa gli fai? Non gli, perché non gli, cioè questo è uno che sta benissimo, vorrebbe tornare a fast sport, perché non glielo devi fare? Mi domando il perché. Sì, no, no, io faccio sempre il discorso anche parte dell'età, ma anche della degenerazione articolare, cioè finché l'articolazione se la degenerazione in quel caso di 65 non era così grave, però a quel punto io ho detto ma sarei anch'io tentato di non farglielo, però poi questo dice ma perché no? Su questo non seguitelo perché lui fa un trapianto mescare in 20 minuti scarsi e quindi a quel punto diventa una procedura che per chiunque ci mette 2 ore, lui ci mette 20 minuti, quindi è chiaro che per lui è molto più facile fare trapianti mescare e quindi diciamo vabbè. Che è un caso a parte, vuoi dire? Sì, Nick Manta Galeazzi. Faculty. No, io su quel caso lì, Stefano, sinceramente non l'avrei fatto un trapianto di menisco, perché lì secondo me il danno cartilagineo il danno c'è, è troppo avanzato. Allora, se il concetto che hai dato prima tu ti sposo benissimo, che è un intervento che deve far arrivare il paziente più 10 anni alla protesi mono in quel caso, allora il trapianto di menisco non ti cambia. Cioè, ma non lo so, magari, ma no, non lo sa, so, però fa 10 anni dove magari lui riesce a giocare, a fare un po' una vita sociale magari migliore. Sì, però cioè, con la semplice osteotomia. Sì, anche con la semplice osteotomia ce la fa. Allora, difatti adesso anni, voglio vedere, sì, voglio vedere cosa succede. Vediamo. Sapere. Te lo farò sapere. Questo è un caso dove abbiamo fatto un'ostotomia in chiusura di femore varizzante, più questo aveva una cartilagine, questo era un giocatore, fra l'altro 36 anni, però dopo è tornato a giocare, questo, cioè, aveva un ginocchio secondo me quasi da protesi, però l'ha fatta. E questo invece è un bel caso, vedete, era una rirevisione di crociato, più ostotomia, che mi si è anche rotta, vedete che... ho dovuto mettere una placca più grossa perché mi si era, perché aveva 2 tunnel della vecchia crociati, gli ho fatto il terzo crociato, gli ho fatto il trapianto di menisco e alla fine per essere più sicuro della mia tenuta gli ho fatto una placca un po' più grossa e vedete come a 3 mesi gli ho fatto un second look, vedete il trapianto com'è e lei a un anno che è una maestra di sci mi ha mandato il video
è contenta come una Pasqua, una di Merano che scia e fa la maestra di sci, però gli ho fatto tutto, il ginocchio, revisione e massa. Ci sono delle possibilità, questa a 42 certo, anni cosa gli certo, fai? Questo sì. Quindi diciamo il messaggio finale è indicazione corretta, tecnica chirurgica corretta e la valutazione preoperatoria è parlare col paziente, dovete capire quali sono le sue richieste, cosa vuole, che cosa si può ottenere, se è compliante o no, cioè perché dovete saperlo, cioè capirlo da come... Anche perché i protesizzatori dicono ai pazienti che in poco tempo arrivano e riprendono la vita esatto. normale alla grande. Questi sono gli opposti. Mentre l'ostotomia richiede più tempo. Ci vuole un po' più di tempo, cioè dopo sei mesi questi stanno bene, cioè la paziente, l'ultima, è tornata un anno a sciare, certo. però c'è tornata e adesso lei sta bene, è già 3-4 anni che l'ho fatta, quindi sta benissimo e mi manda tutti gli anni gli auguri. Cioè. Quindi bisogna informare bene i pazienti perché molto spesso ci sono, hanno poco tempo e quindi pensano di fare delle procedure. Sì, dicono, io poi ho visto un'altra volta, l'altro giorno ho visto una, aveva 48 anni, fatta già una protesi di totale, Zimmer, non dico dove, insomma, questa è venuta perché ha detto che era andata dal chirurgo che l'aveva operata, che andava bene la protesi, che ha detto ma si può revisionare perché adesso abbiamo delle protesi più performanti. No, non ci credo. A 5 anni, cioè allora ha detto ma siete fuori. Bene, io ringrazio Stefano.